Carlo Mazzone, buonasera. Buonasera a tutti. Mi scusi se l'ho tediato in questi giorni. Noi durante le puntate di quest'anno di Sport e Dintorni sull'emittente Studio 99 Network, che ricordo è la radio ufficiale dell'Ascoli Calcio, abbiamo avuto numerosi illustri ospiti ed oggi devo dire che sono veramente onorato di avere lei, che è sicuramente tra i più prestigiosi tecnici della storia del calcio italiano, e questo non lo dico io, lo dicono i numeri: 795 presenze da allenatore in Serie A, 40 anni ininterrotti sulle panchine delle massime squadre e poi anche 1211 volte presente in gare ufficiali. Insomma, sono numeri straordinari. Premetto una cosa, vorrei chiederle subito, Carlo, doveroso chiederle questo: se il suo è solo un temporaneo allontanamento da quelle che sono le schermaglie sui terreni di gioco, o se pure ha deciso di deporre le armi, ecco, ha deciso di mettersi un po' in disparte. No, un po', tutto. Ma per me sembra il minimo che possa fare a 73 anni, È perché dispiace, ecco perché io faccio questa domanda, vederlo. Vi ringrazio per il vostro dispiacere, però dovete anche capire che l'età c'è e penso che sia giusto fare questo, insomma. Nella vita tutto a fine, no? Per cui mi sembra giusto che io non do mai l'ufficialità. No, perché non lo così. Però, lascia almeno il dubbio. No, è che il dubbio, sì, che mi porta bene, porta bene. È vero. Senta, Mazzone, com'è cambiato, se è cambiato, come si è evoluto, se si è evoluto il calcio in questi 40 anni che lo hanno visto protagonista? Ma diventa difficile. Innanzitutto il calcio italiano adesso è in crisi finanziaria, e adesso bisogna aguzzare la mente, bisogna fare in modo che il denaro sia una componente secondaria, e per fare questo bisogna dare spazio ai giovani, tanti giovani, settori giovanili agguerriti, organizzati, ben preparati e tutto a disposizione di loro. Altrimenti io non vedo come il calcio italiano possa avere in prospettiva dei fatti positivi. Certo, è un calcio. Se seguiamo a importare stranieri, poi ci lamentiamo che la nazionale italiana non vince più, che non gioca bene e che c'ha questo e c'ha quello. Allora bisogna ridurre l'entrata dei stranieri e dare spazio ai giovani italiani. Erano un po' questi i principi calcistici anche del suo straordinario presidente, straordinario amico Costantino Rozzi, che già a suo tempo, in tempi non sospetti, indicava proprio queste che potevano diventare delle malattie, delle situazioni degenerative del calcio italiano. Sì, è stato bravissimo lui è stato uno dei fondatori di quello sviluppo, per realizzare quello che dovrebbe essere fatto adesso. Lui ha anticipato il calcio di 30 anni. Sì. Abbiamo fatto cose importanti investendo, ma sempre con molto giudizio, con molta serenità, con molta tranquillità e con molta calma nelle scelte. Mi introduce un po' a ciò che volevo chiederle successivamente. Quell'Ascoli dove lei ha inciso profondamente, quell'Ascoli che è esploso in modo fragoroso, arrivò a dei livelli altissimi, con lei protagonista, con il presidente, con ovviamente anche la squadra. Cos'è che generava quella forza? Quei risultati da cosa derivavano? Ma era dal grande entusiasmo che portava il presidente, la città tutta, la tifoseria, forse anche l'entusiasmo da parte mia, che è un giocatore dell'Ascoli che prende la fortuna da un suo infortunio, sì, la vecchia frattura di tibia con la San Benedettese. Tutti mi dicono, una volta mi incontrò adesso dei tifosi Urban,
In un ristorante mi disse: guarda Carletto, a me mi è dispiaciuto tanto di averti infortunato. No, guarda, innanzitutto non sei stato te, sono stato io che ho fatto un fallo tattico, e poi non è stato un infortunio, ma è stata la mia fortuna. Sì. Ecco, perché io poi tentai di riprendere a giocare, non ci riuscii, poi la storia la conoscete, il Costantino Tosti fu meraviglioso. Nei momenti difficili mi dava la squadra un paio di volte, io riuscivo sempre, per fortuna, per abilità, a fare risultati, poi arrivavano i nuovi allenatori, fino a quando lui mi disse: guarda, per vincere le partite ti devo chiamare a te, tu stai qua, perciò vai tu. Io l'ho sempre ringraziato e lo ringrazio ancora. È stato buon peccato, peccato che non c'è più. Sì, è troppo prematuramente scomparso. Sì, abbiamo elencato prima Mazzone in modo molto sommario dei numeri, dei record. Lei ha vissuto una carriera molto intensa in un mondo, quello del calcio, ricco di tensioni, di campanilismi, di miti, di esaltazioni e di critiche. Ecco, come è riuscito a rimanere tanto tempo in questo vortice proprio del mondo del calcio? Ma io penso l'entusiasmo, però l'entusiasmo sarebbe stato fino a se stesso, cioè io cercavo sempre qualche cosa di nuovo. Ecco, per esempio, io ero un po' visionavo sempre le cassette, oltre della mia squadra, anche delle altre squadre, ma innanzitutto quelle straniere. Quel periodo, per esempio, l'Ajax in Olanda era una delle squadre che proponeva un calcio di prospettiva, sa palla a terra, giocatori di qualità tecnica, cercavo di valutare, di vedere, di anticipare quello che poi sarebbe stato il calcio. Ecco, questo è. Cosa le ha dato, dopo tanti anni di carriera, oltre al successo, e cosa le ha tolto il mondo del calcio, Mazzone? Beh, nel calcio, il calcio mi ha dato tanto. Io nasco in una famiglia non ricca, sicuramente. Mio padre aveva un'autorimessa, era un meccanico bravo, correva in motocicletta, in tempi di guerra, insomma, diciamo che quella era una famiglia sicuramente non ricca, più verso la povertà che la ricchezza. Tanto mi ha dato, ecco, dato lavoro, chiamiamolo lavoro, anche dei guadagni, che sono stato tanti anni. Io ho fatto come giocatore, ho guadagnato poco e niente, anche perché non ero un grandissimo giocatore, sicuramente. Invece attraverso l'Ascoli di Costantino Rossi ho cominciato a fare la mia carriera, la mia storia, e la mia famiglia ha beneficiato di tutto questo. Certo. non più di tanto per quello che ho fatto. Magari uno immagina di più, però ecco, no, nella, ecco, realtà, per, nella realtà sì, non... sì, ecco, per quello che ho fatto penso che forse avrei dovuto guadagnare di più, sì, però per carità, anzi è andata bene come è andata. Molti tecnici giovani, e non ultimo Pep Guardiola, hanno sempre pensato a lei, lo hanno sempre ricordato come un maestro proprio del mondo del calcio. Cosa ha insegnato, cosa ha trasmesso anche ai tanti allenatori che ultimamente calcano i palcoscenici del calcio e parlano sempre di lei come unico maestro inarrivabile? Ma io penso, l'entusiasmo sarebbe troppo fine a se stesso. La professionalità, la voglia di guardare sempre intorno, di quelli che magari andavano per la maggiore, cercare di trovare qualche cosa di più di quello che io già sapevo, e un grande rapporto con i giocatori, un rapporto schietto, sincero, leale, corretto, diretto. Questo è importante. Delle squadre che allenano, non solo per il calcio, ma anche per la loro vita. Dicevo loro, ma perché cambiate sempre queste macchine?
Investite tanti soldi e li buttate via, perché non comprate una bella casa, non un bel investimento in proposito di questo? Perché anche giocatori importanti. Era saggio anche in questo. Sì, sì, io, ecco, io forse, no? Adesso dico una frase che ne vado orgoglioso. Io ho sempre allenato l'uomo, non il giocatore. Bene, questa è una frase che proprio credo identifichi il personaggio. Esatto, io ho allenato l'uomo perché l'uomo poi dava al calciatore. Bene, prima l'uomo e poi il calciatore. Quello che era l'evento tecnico, esatto, del calciatore. Sì, poi non volevo il personaggio. Il personaggio che faceva pesare. A me poi non dava fastidio, a me, per carità, ai suoi compagni, ma alla sua vita. Ha allenato l'uomo, e questo è sicuramente centrale e importante. Delle squadre che ha allenato, quale le ha creato più emozioni? A quale oggi è ancorato con dei ricordi migliori? Classifica, io dico la classifica, sì, sì. Dico il numero uno e il numero due, sì. E poi basta, perché altrimenti... Gliela dico prima io, Ascoli e Roma? O perfetto. Immaginavo. Perfetto. Quali ritiene Carlo siano stati i suoi successi più importanti? Va bene il record, le presenze, la lunghissima carriera, che poi in definitiva credo che sia la cosa più importante di tutte, ma ci sono dei momenti particolarmente importanti che li ha sentiti e vissuti in misura maggiore? Ma io penso che il debutto con l'Ascoli, 4 anni dell'Ascoli a 4, che sono, non so se sono 4 o 5, che dalla C siamo andati in A, in una città che il calcio non aveva una storia. Noi insieme al presidente abbiamo fatto qualcosa di molto importante per Ascoli città, per Ascoli calcio. Se noi ricordiamo che quell'Ascoli fu portato in Serie C non per meriti, non per campionati vinti, ma per meriti sportivi o perché era di provincia, o per provincia, questo senza mancare di rispetto, per carità. Ma l'Ascoli in 4 anni facemmo campionati di C, 2 anni di B, poi A. E penso che quello abbia anche costruito, fatto conoscere una città bellissima che non era conosciuta in quel frattempo. A San Benedettese, che attraverso il calcio era più conosciuto. Io ricordo una storia, quando io sono stato trasferito dalla Roma, che io ho giocato nella Roma, io sono imbattuto in Serie A. Sì, perché ha fatto poche presenze. Però due partite. Io lo faccio così simpaticamente. Con la spalla poi, se non ricordo male. Sì, poi sono andato a Spalla, ho giocato pochissimo, poi sono andato a Siena e sono ritornato alla Roma. Insomma, poi voi sapete la storia, inutile che stiamo ricordando, sì, questo. Però insomma, effettivamente l'Ascoli, che era capoluogo di provincia, San Benedettese era attraverso il calcio. La Serie B, la Coppa Italia con la Juventus, mi ricordo, è stata il mare, il pesci, i pesci. Ascoli è più bella, è più storica. Sì, vero. Attraverso Costantino Rossi, nella sua città, ha voluto questo, far conoscere la sua città. Perché non solo ha varcato i confini della regione, addirittura è diventato una nomea internazionale quella di quel periodo dell'Ascoli, esatto, che poi ha mantenuto anche. Esatto, c'era qualcosa in Italia di bello che non era conosciuto. Il calcio l'ha fatta conoscere attraverso Costantino Rossi. Questo è quello che ho sempre detto e che sempre dirò. Sì. Lei ha allenato autentici fuori classe, Mazzone, giocatori come Antonioni, Baggio, Totti. Ecco, di quei tre in particolare, chi ha inciso in passato e chi incide anche, perché Totti chi ha inciso più di tutti dei tre proprio nell'esito di una gara? Devo dire il quarto, Campanini, bene, che abbiamo avuto ospite in trasmissione qualche settimana fa. Campanini, io per esempio a questi giocatori devo tanto, va bene? Sì. più per quello che ho preso, perché
per quello che ho dato a loro, anche se poi Totti a 16 anni, cioè, ho creduto subito in lui, ma lasciamo stare questo. Ma che poi al dunque, nei risultati, Campanini mi ha fatto vincere a me. Campanini mi ha fatto vincere, cioè lui ha dato a me tanto, io a lui ho dato poco perché era già maturo, era già pronto. Agli altri loro mi hanno dato, anche io ho dato qualcosa a loro. Sì, perché poi i 23 gol segnati in C nell'anno della promozione lui ha fatto sempre gol. Sì, sì. Anche io a lui gli dicevo solo, questa è una cosa che difficilmente si sente dire da un allenatore: tu fa come ti pare, sì. non rientrare tu, perché io sapevo che se lui rientrava, dopo è chiaro, doveva ripartire, e il percorso da fare era talmente tanto che probabilmente poi in prospettiva della partita, dei 90 minuti, non avrebbe potuto fare questo, ma io sapevo che lui nei 20 metri finali era decisivo e determinante, per cui mi sembrava giusto fare a lui uno sconto. Bene, bene. E ha fatto bene proprio ad inserire tra questo numero di giocatori blasonati proprio il nome di Campanini, che non ha raggiunto chiaramente i vertici dell'anno di Antonio Di Baggio, però tutti noi lo ricordiamo come uno straordinario campione. Esatto, il campione esatto. Non è solo chi lo è di nome, ma lo è anche di fatto, né? Campanini sì. Lo era. Lui era effettivamente determinante per quell'Ascoli. Sì, sì. Per cui diciamo che insieme, in una squadra che giocava un buon calcio, un ottimo calcio, lui era un protagonista in assoluto. Quando lui non era in buona giornata o non c'era, si sentiva e si vedeva. Tra i tanti giocatori sia che ha allenato che ha affrontato in partite importantissime, sfide di grande livello, ci sono alcuni che ricorda in modo particolare, sia perché era difficile proprio da marcare, magari se si trattava di un attaccante, o chi perché proprio contro la sua squadra magari esibiva prestazioni mirabili. In particolare, certo, il periodo dei 40 anni, lei nel periodo ha visto veramente tutti i più grandi calciatori, perché fino a qualche anno fa erano tutti in Italia. E quindi io penso sicuramente che chi dei tanti la impressionava maggiormente? Se dico Maradona, penso che non dico qualcosa, non scopro niente. Assolutamente no. Però dobbiamo anche riconoscere che Iachini, niente zona con Maradona, marcatura uomo, era doppio di marcatura. Doppio di marcatura. Non potevamo concedere dei vantaggi a lui, ci avrebbe massacrato. E invece quando l'abbiamo incontrato, Iachini è stato talmente bravo nell'anticipo. Gli dicevo sempre: anticipa, anticipa, anticipa. Lui va sempre verso la palla, anticipa. E Iachini era quasi al debutto. Sì. Un giocatore rapidissimo, aggressivo, tonico. E poi eventualmente se andava via a Iachini, c'era sicuramente chi lo aspettava in zone importanti del campo. Bene, bene. Carlo, ci stai veramente ancora ricordando con la tua maestria eventi di straordinaria bellezza, di straordinarie emozioni. Parliamo un attimo dell'Ascoli di oggi, che ha le prese con un torneo difficile, e dico io sempre di prestigio, perché questo qualcuno lo dimentica, cioè la Serie B. L'organico dell'Ascoli, secondo Mazzone, consente a quest'anno di raggiungere quelli che sono gli obiettivi, nonostante anche gli ostacoli, i macigni di certe penalizzazioni che sicuramente incideranno nell'economia del torneo. Quest'Ascoli potrà comunque farcela che cosa? A salvarsi, a raggiungere la salvezza, che sicuramente io penso di sì. Adesso, con tutto rispetto di chi è andato via, io penso che Castori sia l'uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto, perché io ho sempre pensato che ad Ascoli, per il suo carattere, dei suoi tifosi, della sua città, vuole un allenatore di carattere, di temperamento, e penso che lui lo sia. Beh, certo, questo lei lo può dire benissimo, no? Di temperamento, perché è stata una delle sue caratteristiche peculiari. Sì, adesso però ecco, non è che io mi baso mi baso su di me, no, per quello che ho fatto, per quello che sono stato,
ma io penso anche i tifosi dell'Ascoli sentono questo, vogliono questo, si aspettano questo personaggio, questo, non quello che sta seduto, che per carità, che è silenzioso, che non si arrabbia mai, che non è gradito. La figura di un allenatore dell'Ascoli è di temperamento, di partecipazione, lui personalmente, in piedi, sofferente, insieme al suo pubblico. Il pubblico vuole questo. Penso che, detto da me, penso che ci si può credere, perché io ho vissuto sia come giocatore e poi come allenatore in questa esperienza con il pubblico. Sì. A proposito di pubblico, a proposito di tifosi, lei ha avuto tante tifoserie che lo hanno sempre osannato. Oggi noi trasmettiamo questa trasmissione a tanti sostenitori dell'Ascoli, tanti cultori proprio del calcio. I tifosi dell'Ascoli le sono sempre stati vicino. Ecco, rispetto ad altre tifoserie o come altre tifoserie, mi pare a me che sono molto legate alla squadra e incidono molto anche sull'economia di un campionato. Beh sì, io penso che l'Ascoli è un pubblico che determina, nel bene e nel male, ecco perché io dico sempre piano ragazzi, quando qualche volta via passeggiando per Ascoli, che brontolano, buoni, fate i bravi ragazzi, su dai domenica un bel tifo, come sapete fa voi, no? Io penso che la tifoseria dell'Ascoli è sempre stata importante per la squadra dell'Ascoli. Allora nei momenti, e poi io dico loro che i tifosi si notano e vengono apprezzati nei momenti di difficoltà, non quando tutto va bene, quando si vince sempre. La tifoseria quella brava, quella che determina, che decide, è quella che nei momenti difficili è sempre molto vicino alla propria squadra. Anche poi se è difficile riscontrare questo, Mazzoli. Esatto. Ecco, però è quello che si dovrebbe fare, cosa che viene fatta raramente. Bene, prima di chiudere questo incontro, questa telefonata che per me è stata piacevolissima e importante, ha detto prima, io ringrazierò sempre Costantino Rozzi, ci sono altre persone, ha detto anche Campanini, di riflesso per ciò che faceva sul campo, altre persone che hanno consentito di ottenere degli obiettivi importanti. Sì, beh, a tutti coloro che sono sempre stati con noi, nei momenti buoni e nei momenti non buoni, a tutti, alla stampa, alla diffuseria, l'ho detto, alla stampa, ai collaboratori, a tutti. Che insieme si sono uniti a noi, ma che sono stati con noi specialmente nei momenti difficili. Abbiamo avuto anche dei momenti difficili, non tutto è sempre stato rose e fiori, no? Assolutamente. Mazzone, grazie, mi lasci, prego, dire, tante cose. Mi lasci dire proprio in chiusura che tutti i tifosi, gli ascoltatori, tanti come dicevo che seguono questa trasmissione, che hanno vissuto grazie a lei stagioni entusiasmanti e emozioni uniche che sono inenarrabili proprio anche a me, consentimi di ringraziarla proprio a nome di loro, grazie. È stato un piacere e io contraccambio questo grazie. Ringraziamento per voi tutti. Grazie. Va bene, grazie, tante cose, in bocca al lupo. Il lupo anche lei, in bocca al lupo. Mi raccomando, grazie. Duri. duri. Grazie.